Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti alla terza puntata della Purple Trading Academy 2019, condotta dal sottoscritto, terza puntata dello Stage Basic dedicato ancora alle norme di utilizzo basico della MetaTrader e stasera guarderemo un po' come lavorare sul chart trading e i tool più avanzati. Vi prego di darmi un feedback sulla qualità dell'audio, vedo che siete già in tanti collegati, che essendo venerdì è molto bello da constatare. Nel frattempo, Giovanni mi dice che l'audio è ok. Diamo il benvenuto al 180esimo iscritto all'Academy, quindi veramente una bella flottiglia di appassionati di trading. E andiamo quindi a vedere, dopo aver dato una doverosa rilettura del disclaimer, andiamo avanti con queste puntate che possono essere noiose o ridondanti per chi lavora già da tempo sui mercati, ma che sono davvero fondamentali per chi sta approcciando. Per chi sta approcciando il mondo del trading, della MetaTrader e tutto questo, e tutto ciò che questo comporta. Terzo ciclo dell'apprendimento, terzo webinar dell'apprendimento Basic, ancora due noiosi per me, importanti per voi, vi invito davvero a non sottovalutarli. Dopodiché finalmente iniziamo a divertirci, io per primo, perché quando parleremo della Technical Analysis School, quello se preferiti è il mio e lì non temo confronti. Detto ciò, oggi parliamo appunto sempre della MetaTrader School, sempre del chart trading e dei tool un po' più avanzati, ma ancora in una veste basica, basica, basica. Vi ricordo peraltro, in quanto voi siete partecipanti dell'Academy, a volte che le slide, io le ho già ad esempio quelle di oggi consegnate al buon Marco, quindi non dovete fare altro quando le volete che scrivergli un'email e ve le manderà in maniera immediata. Fra le altre cose, dovreste aver ricevuto all'atto dell'adesione all'Academy anche il link all'area dove tutti i video vengono registrati. Vi ricordo che tutti i video dell'Academy sono salvati. Questa è l'area di cui dovreste avere il link. Ci sono già salvati appunto il primo e il secondo video e appena finirò verrà salvato in automatico anche il terzo. Se non avete il link, vi prego di tenerlo riservato. Ve lo sto passando adesso in chat. Eccolo qua. Attraverso questo link, se vi perdete dei pezzi delle varie puntate o volete rivederle con calma, sappiate che lì le troverete registrate dalla 1 alla 10. Poi, come sapete, dalla 11ª in poi bisogna essere clienti reali di Purple, anche con dei depositi non necessariamente molto significativi. Ok? Bene, sì, oggi in automatico vi ho fatto mandare io le slide perché alcuni continuavano a chiederle, però sappiate che il distributore ufficiale delle slide non sono io, perché ci mancherebbe che faccio anche questo, ma il buon Marco che è evidentemente anche a vostra disposizione, quindi facciamolo lavorare. Oggi è il suo compleanno e gli facciamo anche gli auguri. Detto ciò, andiamo subito in argomento. Eccoci qui alla puntata numero 3, parliamo di Chart Tools, ancora una volta l'utilizzo basico della MetaTrader. Andiamo a specificare quelli che sono i tipi di grafici che è possibile tracciare con la MetaTrader, quantomeno di default. I grafici sono di tre tipi, il grafico a barre, il grafico a linea e il grafico a candele giapponesi e fanno la differenza, nel senso che utilizzare l'uno o l'altro chiaramente non è oggetto di una scelta casuale non approfondita, bensì di determinate caratteristiche che alcuni dei tre grafici possiedono e gli altri palesemente no. I grafici che potete quindi rappresentare sulla vostra MT4 sono quelli che vi vado a riassumere in questa slide, quindi a linee. Sostanzialmente il PC vi dà solo i punti di chiusura, a barre vi dà massimo, minimo, apertura e chiusura e a candele vi disegna anche in maniera molto evidente il corpo della candela. Inutile dire che io sono sempre dell'avviso che bisogna avere più informazioni possibili dal grafico, ma con la massima pulizia di osservazione. Quindi la mia scelta, la mia preferenza va sicuramente sul grafico candlestick, non perché faccia analisi candlestick approfondita, come vedremo nella parte B del corso, quindi andando a vedere le candele più rappresentative, quanto perché in effetti il grafico a candele mi restituisce con grande immediatezza quello che è lo scontro in essere fra compratori e venditori, che poi è l'essenza del mercato. Ma cercherò di farvelo comprendere andando avanti in questo webinar. Il grafico a linea è quello davvero basilare. Sostanzialmente la piattaforma non fa altro che unirvi i punti di chiusura delle singole candele. Evidentemente potete avere grafici su diversi time frame. Se scegliete il daily, vi unirà tutti i punti di chiusura giornaliera, l'H1, tutte le chiusure delle barre orarie e via dicendo.
È ormai utilizzato quasi esclusivamente solo sulla dinamica giornaliera, cioè per vedere più o meno la struttura del mercato. È un grafico, ad esempio, che trovate utilizzato molto di frequente quando guardate in TV, Bloomberg o classe NBC, riportarvi le quotazioni di un titolo. Evidentemente è un grafico che a livello di osservazione immediata vi trasferisce cosa sta facendo, se sta salendo o sta scendendo, limite dell'oggetto televisivo e del tempo. Non permetterebbe ulteriori approfondimenti, quindi quello è un impatto immediato. Evidentemente la immediatezza dell'impatto lo priva di molte informazioni e soprattutto in questo tipo di rappresentazione grafica il trader, ossia noi, viene sostanzialmente privato di altre informazioni importantissime come sono l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura. Nel grafico a linea vedete solo il closing, il che è davvero poco. C'è poi il grafico a barre che è già un'evoluzione interessante. In questo caso, ci riportiamo sulla piattaforma, quindi questa è la visualizzazione del grafico in forma lineare. Guardate, sulla vostra MT4, nel menu a icone quassù, ci sono tre icone, una a fianco all'altra, in cui c'è il grafico a linea, il grafico a candele e il grafico a barre. Quindi non c'è bisogno di fare niente di particolare. Se questo grafico lo voglio guardare a linea, clicco qui e vedo solo le chiusure delle quotazioni. Se lo voglio guardare a barre, come faccio adesso, lo metto in questo modo. Automaticamente il computer mi disegna queste barre. Nella barra è compreso tutto. Quindi il corpo della barra, vado a zoomare, ad esempio quella in corso attualmente, ci dà tutte le informazioni che ci necessitano. Ci dice dove è aperto, quindi la barra che ha l'apice che è girato verso la sinistra, ci dice dove sta andando a chiudere, questa è la barra ancora in formazione, quindi tenderà a muoversi, ci dice il minimo. E ci dice il massimo. Quindi tutti e quattro i prezzi del mercato ci vengono rappresentati dalla dinamica grafico a barre. È una dinamica però, a mio parere, non ancora eccellente, perché è vero che contiene tutte le info che ci servono, però a livello di impatto immediato non ci trasferisce, chiaramente un occhio allenato non ha questo limite, ma non ci trasferisce informazioni aggiuntive importanti che la colorazione del corpo della candela invece rende palesi. Ad esempio, se io non sapessi che adesso l'euro-dollaro sta salendo, non dovrei andare ad affinare la mia osservazione per vedere dove aveva aperto qui e dove sta chiudendo qui, la barretta verso destra, per capire che è una barra di accelerazione. Altrimenti potrei anche pensare, perché non ne ho la riprova immediata, che ha aperto quassù e sta chiudendo qui sotto in un momento di distrazione. Intendo dire che è evidente che questo è un errore madornale, macroscopico e difficilmente ripetibile. Ma l'impatto immediato della barra non è talmente interessante o evidente. Ragion per cui c'è stata un'ulteriore evoluzione, anche figlia di una tecnica specifica sull'utilizzo delle barre, che è il grafico candlestick. Quindi vi ricordo che nel grafico a barre la barra contiene tutte le informazioni che possiamo chiedere appunto alla barra stessa. Il minimo, l'apertura della stessa, la chiusura sulla destra e il massimo che ha realizzato nella barra sull'asse temporale in considerazione. Il grafico che io preferisco invece è quello delle candele. Perché? Perché aggiunge la informazione del grafico a barre anche la colorazione. Quindi viene così colorato il cosiddetto body, il corpo della candela, che assumerà una colorazione rossa o verde, blu o nera, come preferite voi, in base chiaramente a quello che è l'evoluzione di quella candela rispetto alla precedente. Vado a spiegarmi meglio con la piattaforma, mettiamo delle grafiche barre giornaliere. Dal grafico a barre voi non capite immediatamente che questa è una barra bullish, ma se io vi trasformo il grafico cliccando quassù in candele e vado a colorarvi, ma questo per una maggiore facilità di lettura, le candele, potete anche non farlo, ma le candele toro in verde, ad esempio, le candele rosse in candele orso, evidentemente il grafico vi sta dicendo che la giornata di oggi è una giornata molto positiva. Perché al di là delle informazioni, apertura, minimo, chiusura, massimo, vi dice anche col colore della candela che è una candela bullish, una candela rialzista, da cui poi è facile fare emergere delle valutazioni su una sequenza di candele negative, su una sequenza di candele positive. Ci sono molte persone che fanno degli studi tecnici sulla ripetitività del colore di una candela e quant'altro. Ad esempio, ce ne sono alcuni di De Marc che dicono che il mercato fa delle candele in sequenza di 9 o di 13 o di 21, ancora una volta i numeri di Fibonacci o quasi, perché 9 non lo è, in maniera tale da generare dei potenziali pattern di inversione. Non voglio annoiarvi,
ma quello che volevo trasferirvi è, direi, abbastanza immediato. Candela, Aline, che cosa mi dice? Niente, che il mercato adesso sta salendo. Niente di più e niente di meno. Difficile anche tracciare supporti e resistenze. Candela Barre mi dà l'informazione se è una candela bullish o meno, ma non è, direi, di impatto immediato. Candela Candlestick mi dice immediatamente che oggi per l'euro è stata una giornata di gloria, perché addirittura questa viene definita, come vedremo nella seconda parte dell'Academy, una bullish engulfing pattern, ossia una candela di colore verde in questo caso, quindi rialzista, che copre interamente il colore rosso della precedente. Tecnicamente e teoricamente, per chi usa analisi candlestick, è una candela di inversione, il che lascia presagire che il rialzo dell'euro, secondo questa teoria e questa tecnica, potrebbe proseguire. Prescindendo da tutto questo, quindi dallo specifico analizzare del tipo di candele, che peraltro ha dei riferimenti molto interessanti, come vedremo in futuro, questa è una candela che mi restituisce immediatamente che cosa sta combinando il mercato. Sta salendo, non c'è dubbio, è verde, è piena di verde. Apertura e chiusura sono vicini ai minimi e ai massimi, quindi è una candela di grande accelerazione. È una classica, davvero, candela di inversione. D'altra parte, mi trasferisce anche in maniera altrettanto immediata che dopo l'apertura, vicina alla chiusura della candela di ieri, ha sempre spinto al rialzo. Quindi anche a livello di impatto visivo è evidente l'informazione di non indecisione di questa candela. Ci sono candele invece meno rappresentative, le cosiddette candele di indecisione, le doji, in cui il mercato si ferma sostanzialmente dove è aperto e fa un'escursione in su e un'escursione in giù. Questa è la classica candela di indecisione che grandi informazioni non ce le dà. Qui c'è un'altra doji di indecisione, quindi sono candele un po' neutrali. Qui c'è una contrapposizione fra una candela ribassista e una rialzista, che insieme formano una doji, quindi ancora indecisione. Ci sono delle candele invece con dei corpi così spinti che ci danno subito l'impressione di che cosa il mercato sta combinando. Ragion per cui il mio consiglio è quello di andare ad utilizzare sempre la dinamica candlestick, che ritengo la più adeguata e la più piena di riferimenti utili. Quando parlo di riferimenti e di informazioni utili a fare trading, purché siano compatibili con un quadro grafico pulito. Se fate l'Academy e vi vedo avere sul grafico 150.000 indicatori, io con voi non vi ci parlo più. Ciao Miriam, carissima. Quindi, tecnicamente parlando, grafici puliti, tutte le informazioni che ci servono, in maggior parte sono comprese già sull'asse dei prezzi. Aggiungiamo un indicatore oscillatore come il Commodity Channel Index, supporti e resistenze, e il gioco è quasi fatto. Detto ciò, quindi, sul candlestick abbiamo detto, andiamo a vedere ancora delle altre caratteristiche a livello di menu della piattaforma, ossia la possibilità di scegliere diversi time frame. Vi ho detto che sullo stesso potete aprire diversi grafici di un simbolo o analizzare sempre lo stesso. Ancora una volta, nella barra superiore del menu a icone, eccola qua, ci sono i minutaggi o se volete i time frame. MN sta per monthly, mensile, W1 sta per weekly, settimanale. T1 sta per daily, giornaliero, H4, H1, M30, 30 minuti, 15 minuti, 5 minuti, M1. Dico subito che questi sono di default i valori della piattaforma. Non c'è la possibilità, se non attraverso dei software esterni che si possono installare, di avere minutaggi alternativi. Quindi la piattaforma prevede da un minimo di M1 a un massimo di monthly. Quindi si può guardare il grafico in M1, poi spostarsi sull'M5, poi sull'M15, poi sull'M30, poi sull'H1, poi sull'H4, sul daily, sul weekly e il monthly. Perché vi ho fatto vedere questo spostamento? Perché quando poi facciamo analisi tecnica e ci confrontiamo sugli studi, evidentemente se guardiamo grafici di lungo il movimento di oggi è il nulla cosmico, cioè rispetto a un grafico mensile non sta succedendo niente di particolare, anzi la candela che l'euro-dollaro sta disegnando sul mensile è la classica candela di indecisione. Corpo in mezzo, shadow in alto e shadow in basso identiche. Non ha ancora deciso cosa vuole fare da grande. Evidentemente, se scaliamo di time frame, possono esserci informazioni più qualitative, ma è altrettanto evidente che più vado verso il basso, più aumenta il concetto di rumore. Rumore vuol dire che l'occhio viene distratto dall'elevato impatto di alcuni movimenti che tali sono per il time frame che stiamo utilizzando. Guardate, sul daily quasi scompare questo movimento, perché ci sono stati di recenti altrettanto corposi. È importante, ma quasi scompare. Scendo in H4 e dico: mamma mia, come sta salendo l'euro. In H1 dico: porca miseria, che è salita l'euro. In M30 dico: madonna santa, ha il turbo.
In M15 dico potevo fare solo soldi oggi, in M5 dico bastava una semplice media mobile, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di analisi va poi confrontato all'asse temporale di osservazione. Possiamo avere idee diverse di trading perché stiamo lavorando assi temporali diversi. Evidentemente un trend primario si guarda quantomeno sul daily e i vari trend secondari si vanno a guardare su time frame più bassi. Ad esempio, il primario in questo momento dell'euro-dollaro è ancora un vecchissimo lavoro di pullback certosino che l'euro-dollaro sta facendo sopra 1,13. Quindi è un grafico che sta ancora cercando la sua strada e che potenzialmente dovrebbe virare verso l'alto. Questo sembrerebbe indicare l'analisi tecnica, però non ci sta riuscendo. Ma questo è un altro ragionamento. Quindi ricordatevi, scalando time frame aumenta il rumore, l'impatto visivo è enorme e chiaramente cambiano tutti gli studi. Di conseguenza, le ipotesi di operazioni che si possono fare. Non potete variare questa barra, non è una barra opzionale. Se ci vado sopra col mouse, tasto destro e la voglio personalizzare, mi dice che posso togliere dei pezzi, ma non ne posso aggiungere altri. Qualunque menu che vedete qui in forma di icona è personalizzabile. I singoli menu sono caratterizzati da questo piccolo tratteggio. Quindi questo è il menu del tempo, questo è il menu dei disegni, questo è il menu del tipo di barre e di altri lavori sul charting, eccetera, eccetera. Se io vado in questi menu, tipo questo del tempo, del time frame, col tasto destro del mouse, posso personalizzarlo, ma come vedete posso eventualmente dire io un minuto non lo uso, lo tiro via, se vi va, oppure lo inserisco di nuovo. Insomma, potete togliere e mettere qualcosa, ma non potete aggiungere nuovi campi. Vi farò vedere invece degli altri menu come quelli del disegno, che è questo, in cui la personalizzazione permette a quelli già esistenti di inserirne molti altri e quindi di fare una selezione più appunto personalizzabile. Quindi il menu del time frame o degli strumenti di periodicità non è settabile, non è personalizzabile. C'è invece il menu, chiaramente delle tipologie di grafici, barre, candele e linea, più qualche informazione tecnicamente aggiuntiva. Andiamolo subito a vedere. Parliamo di questa area menu. Le aree menu, quindi ora parlerò di questa. Le aree menu evidentemente potete spostarle. Se io voglio vedere il time frame prima degli altri, vado sulla zona tratteggiata della barra col tasto di sinistro, lo tengo premuto e vedete, posso spostarla dove voglio. Posso addirittura metterlo anche lateralmente qui, ammesso che abbia un senso. Posso metterlo in basso, potete fare quello che volete. Sulla zona zigrinata di questa barretta la trascinate dove volete. Adesso andiamo a lavorare la sposta a destra sulla zona disegno. Evidentemente è molto personalizzabile e io adesso vado a personalizzare come io personalizzo. Tasto destro, personalizzazione. Il computer mi dice: io ti ho messo di default quando hai installato la piattaforma. Il cursore ti può servire? Sì, lo lascio. La croce ti può servire? Direi di sì. Questo campo distintivo, niente, mi occupa spazio, lo tiro via. La linea verticale la vuoi? Direi di sì. L'orizzontale la voglio, la trend line la voglio. Canali equidistanti di Fibonacci, ti interessano? Ma per piacere, via. I ritracciamenti li usi? Sì, ce li lascio. Vuoi mettere del testo? Sì, ce lo lascio. Le etichette no. Io poi ho aggiunto ad esempio il rettangolo, mi vedete spesso disegnare durante le analisi dei rettangoli sulle divergenze o i doppi massimi, quindi di default non c'è. Il che vuol dire che stava da questo lato, io l'ho selezionato e l'ho inserito, e poi le freccette, se volete metterle, io non le uso mai, le rimuovo, ma come vedete nel menu di sinistra potete usare altre cose. Io non le uso, il che non vuol dire che non siano utili. Sappiate che per trasportarle da sinistra a destra basta selezionarla. Ad esempio, volete disegnare triangoli o delle ellissi, triangolo, selezionate e lo portate a destra. Automaticamente vedete, vi appare nella barra di disegno. Io i triangoli non li uso. E quindi questa è la mia barra di disegno automatica. Che cosa mi dà questa barra di disegno? Chiaramente i campi maggiori. Adesso completiamo la barra precedente, che era quella chiaramente che avete già visto sul tipo di candele, tipo di rappresentazione grafica. Abbiamo già visto anche questa barra è personalizzabile. Come vedete, potete mettere delle funzioni in più o delle funzioni in meno. Io onestamente non ho mai variato quelle di default perché le ritengo tutte molto utili. Allora, prima funzione della barra multifunzione dedicata alla periodicità. Allora, in primis c'è la possibilità di cambiare il grafico,
scusate, zoom un attimo, da linea, candela e barre. Dopo ci sono questo più e questo meno, non è null'altro che la funzione zoom, ossia rimpicciolire l'asse temporale, quindi vedere più roba, più grafici, o zoomare e quindi vedere grafici più grandi ma con meno informazioni. La mia scelta, qualunque sia il time frame che osservo, se è vero che io analizzo le candele, quindi voglio vedere se il corpo è colorato, se vado a ridurre di troppo lo zoom, vedete, il corpo non lo vedo più. Quindi secondo me una buona logica non scritta è analizzare temporalmente fino a quando lo zoom della piattaforma vi permette di distinguere il corpo delle candele. Questo ad esempio è un grafico H4, è la storia che mi interessa, a me il passato remoto non interessa più e vedo quello che è. Però, ripeto, questa è una valutazione abbastanza personale. Quindi, rimanendo sul grafico giornaliero H4 dell'euro-dollaro, io con il più e il meno riduco o allargo l'asse grafico. Altra cosa che è molto utile, perché velocizza di molto l'utilizzo della piattaforma, allora quando ad esempio avete due grafici, quindi adesso apro anche sterlina dollaro, e volete immediatamente vederli uno a fianco all'altro, come ho fatto io adesso, cliccando su questa finestrella, le quattro finestre, il computer ve li mette uno a fianco all'altro, senza che voi dobbiate fare aggiustamenti o quant'altro. Pochi lo sanno, pochi lo usano, molti perdono tempo. Anche in questo caso poi c'è la funzione formato, lasciamo stare, però se ad esempio apro un altro grafico e voglio metterli uno a fianco all'altro senza perdere tempo, clicco sulla finestrella quassù e me le dispone in automatico uno a fianco all'altro. Quando le finestre superano il numero di 3, la disposizione in verticale non è più automatica, se apro ad esempio il franco-svizzero, se do il click me le mette in quattro quadrati. Posso ovviare? Sì, non con il comando chiaramente ad icona, ma vado su finestra e gli dico allineale verticalmente. E il computer lo fa per me. Oppure gli dico, non so per quale motivo perché non si capisce niente, allineale orizzontalmente. Oppure gli dico, finestra, allineale a cascata. A che serve non lo so, oppure gli dico finestra, fammi il mosaico, che è quello che vi ho fatto vedere io poc'anzi. Finché sono quattro grafici, per me o massimo sei, la funzione mosaico, quindi uno a fianco all'altro va bene, quando diventano di più si perde profondità di lettura. Quindi è inutile aprire 100.000 grafici su una piattaforma. Vedete, adesso sono sei e ancora riesco ad avere una rappresentazione decente degli assi grafici della piattaforma. Se tendo ad aumentare il numero di grafici, quel punto diventa come guardare la televisione, cioè non ci sto capendo quasi più nulla. Idem dicasi se provo a metterli allineati in verticale, che cosa vedo? Il nulla cosmico. Quindi credo che questo pulsante in alto sulla barra della disposizione in finestre, in quadrati, in blocchi quadrati, sia sempre il più utile e più facile da utilizzare. Ok? Fin qua ci siamo, d'altra parte non è che stiamo parlando di grandi segreti, quindi abbiamo visto candele linea, barre, barre candele a linea, lineare, barre a candlestick, il più e meno per zoomare sul grafico, la disposizione in cartelle, e questi due comandi che sono molto importanti. Questi qua, la freccia verde verso destra e la freccia rossa verso sinistra. Sono due comandi che fanno due cose diametralmente opposte. Io li tengo, come vedete, selezionati ambedue. Spiego, ora li ho deselezionati e vi faccio vedere che cosa vuol dire. Il pulsante barra rossa verso sinistra, come vi dice anche il menu per intuizioni, vi sposterà il grafico dal bordo destro. Perché praticamente se voi lavorate come me sulle trend line, tirate una trend line, non riuscite a fare una proiezione, perché qui l'asse è chiuso. Allora, tenendo questo sempre premuto, ecco, vi viene lasciato dello spazio a destra con cui potete fare delle proiezioni. Ok? Il secondo pulsante, a questo punto il grafico, se io vado col tasto sinistro del mouse sopra, lo posso portare a destra e a sinistra. Finché questa finestra non è, questa seconda icona non è selezionata, dove io sposto il grafico lì rimane. Il che è terribile, perché potrei non rendermene conto. Mi distrago, ho 10 grafici, continuo a pensare che il mercato stia qui, ma il mercato non sta qui, questo è il 14 di maggio. E per far sì che il mercato si riporti sempre sull'asse temporale attuale, la terrò selezionata e automaticamente, man mano che arrivano i prezzi, il grafico si sposterà verso sinistra. Se però
voglio vedere un particolare periodo e provo in questo modo ad andare indietro, vedete il grafico mi riporta sempre al punto di partenza. Quindi devo deflaggare e a quel punto posso andare avanti e indietro come voglio. Il terzo pulsante F più permette l'aggiunta di indicatori, tipo il Commodity Channel Index, cosa molto interessante, man mano che lo usate il computer vi salva in memoria quelli che avete usato più di recente. Ad esempio io uso molto il Commodity Channel Index, lo trovo già e lo posso piazzare sul grafico. Ok? Quindi F di più vuol dire cercare nei trend, negli indicatori di trend, negli oscillatori, nei volumi, nei Williams mai usati, oppure in tutto il mondo degli indicatori che avete, compreso se ne avete installati indicatori esterni, come può essere ad esempio, boh, io ho installato il mio Super Trend o il Divergence CCI e lo trovo facilmente da quel menu. OK, fino a questo punto direi di sì. Il terzo campo è quello dei periodi, è una duplicazione, quindi secondo me è una delle cose che va tolta di mezzo, perché o lavora da qui, o lavora da qui con M1, M5, M15 è la stessa cosa. Sulla piattaforma meno roba c'è, meglio è. Quindi vado in personalizza, prendo l'orologio, periodi e lo rimuovo. Ad esempio, guadagno spazio e memoria. L'ultimo campo è quello che vi permette di salvare i formati. Cioè, una volta che avete creato una forma di visualizzazione grafica e volete salvarla, io ad esempio posso aver deciso che questo è come dire, il tipo di visualizzazione che voglio mantenere. Vado qui, scusatemi, mi salvo il formato, lo chiamo formato 1. Allora, quando vado ad aprire un nuovo grafico, non avrò bisogno di montare tutto l'indicatore e quant'altro. Andrò qui su formati, dirò 1 e automaticamente il grafico che ho appena caricato conterrà il CCI, la forma candlestick, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che state guardando adesso, ad esempio, è la stellina. Quindi sono scorciatoie molto utili, ma bisogna poi saperle un po' padroneggiare. Quelle che sono eccessive e ridondanti, tiratele via, perché non le userete mai e vi confondono solo gli occhi. Gli indicatori li abbiamo appena visti con la funzione F+, ovviamente oltre alla funzione F+, questa icona, potete anche andare qui in grafici, no, scusatemi, inserisci indicatori e me li fa vedere tutti. O meglio ancora, come faccio io, tenete il menu dell'indicatore qui nella zona navigatore a sinistra aperto e tutti gli indicatori, gli expert advisor, i conti, gli scripts che voi potreste inserire tramite i vari menu, inserisci l'indicatore o una linea, un canale, eccetera, eccetera, li trovate qui e vi limitate a trascinarli sul grafico. Quindi se io adesso voglio aggiungere un super trend, come posso fare? Ah, lo vado a trovare qui in F+. Personalizzati, scorro, cerco il super trend e lo seleziono, ci metto un'ora e mezzo. B lo trascino da qui perché so dov'è e lo porto qua su. C inserisci sempre negli indicatori, sempre personalizzati e mi si riapre sempre una barra per andare avanti. Claro? Direi di sì. Quindi scorciatoie, scorciatoie, scorciatoie molto più utili di quanto si pensi. E infine la barra degli strumenti di segno, anche questa è una barra importante, l'abbiamo personalizzata prima e permette di fare molte cose sul grafico. Riporto il grafico in totalità, io lo chiamo triplo zero, la farina, quindi non c'è niente su questo grafico, e andiamo a utilizzare, lo sposto un attimo così lo trovate alla vostra destra, la funzione di segno. Cioè la funzione puntatore, non è null'altro che quello che state vedendo, è il mouse che si muove sul grafico. C'è la funzione croce. Se ci andate sopra ve lo dice come si chiama, che vi permette di andarvi a posizionare su un asse orizzontale e verticale e vedere qual era il prezzo o il tempo. Quindi se voglio sapere quant'era questo minimo e a che ora l'ho fatto, vi ci metto così su e mi dice che l'ho fatto alle ore 12 ed era 1:30:64 a mezzogiorno di oggi. Ok? Quindi serve a vedere dove siamo messi a livello di visualizzazione. Una volta che ho attivato la croce, se voglio spegnerla, o col tasto destro, oppure mi riporto sul puntatore e ritorno a non toccare nulla. C'è poi la barra verticale. Questa non è una barra come la croce che si muove. Una volta che la lasciate, lì rimane. Quindi può servire, ad esempio, per segnarsi un minimo o una zona di prezzo che vi interessa, vi disegno una barra verticale. Idem dicasi la barra orizzontale.
non è solo come la croce che si muove e basta, ma non potete piazzare, con barra verticale e barra orizzontale potete chiaramente fissare dei punti prezzo. C'è poi quella che uso sempre, che sono le trend line. Anche in questo caso la piattaforma memorizza l'ultimo colore, l'ultimo spessore della trend line che avete disegnato. Cosa molto importante, se ci avete fatto caso durante i webinar, ogni volta che io disegno una trend line mi si apre il menu della trend line, attraverso il quale io lo posso personalizzare, posso cambiargli il colore, lo spessore, la tipologia di tratteggio, posso dire che deve partire da una certa data, posso togliergli il raggio, aggiungerlo e posso soprattutto dire di vederlo in tutti gli intervalli o solo in questo. Quindi magari una trend line che voglio tenere solo in H1, ma non voglio poi che sporchi i grafici giornalieri M30 o M15. Lo dirò al PC. Se non glielo dico, gli dico in tutti gli intervalli. Ecco, ora l'ho cambiata e l'ho fatta diventare rossa. Allora, quando io cambierò time frame, la trend line ci sarà sempre. Quindi non scompare più. Se invece io questa trend line avessi detto fammela vedere solo sull'H1, quando cambio time frame non c'è più. Fateci caso. Ci sarà solo in H1. Importante per degli studi specifici, chiaramente molto da persone precise e che hanno molto tempo da dedicare alla piattaforma. Massimo mi chiede, mantiene la griglia o la toglie? Normalmente la tolgo. Per togliere la griglia dei prezzi che vedete, io uso sempre grafici molto puliti. Un attimo che tolgo queste linee. La griglia mi dà fastidio perché? Perché peraltro è tarata su un asse scala, non sempre che fa riferimento a numeri tondi, quindi è un po' fuorviante. A me non piace. Tasto destro, proprietà. Qui ci sono i menu per personalizzare il grafico. Chiaramente personalizzato un grafico poi la personalizzazione verrà applicata agli altri se salvate il formato. Io vado di solito nella zona comune, tolgo la griglia, mi piace invece vedere il separatore periodo, ossia quando iniziano le sessioni notturne. Il grafico in questo modo diventa molto più pulito e vedo immediatamente quando è iniziata la giornata, di notte, no? La famosa mezzanotte, perché capisco come aveva chiuso il giorno prima e come si è mosso nella nottata successiva, eccetera, eccetera. Questo è il mio modo di visualizzare. Se vi piace avere la griglia, tasto destro, proprietà, mostra anche la griglia, mostra anche i volumi, mostra le descrizioni, mostra la linea prezzo, mostra apertura massima e chiusura, il grafico si inizia a riempire di tanta roba. Poi ripeto, ad esempio ho inserito mostra linea prezzo richiesta, in questo momento vi fa vedere il denaro lettera. Su un grafico H1 lo vedete male, in M1, ecco, vedete, avete il book in tempo reale. Vi dice dove sta il prezzo attualmente. E vi dice che a 66 c'è il primo venditore. Questa linea si muove dinamicamente con il book. È chiaro che in M1 la vedo, in M5 ancora un po', in daily non la vedo più, perché è così stretto quel range che non riesco a visualizzarla. Quindi informazione magari utile per chi fa scalping, decisamente inutile e divoratrice di anche questo di memoria per chi invece lavora su time frame più adeguati. Io lavoro in questo modo qua, quello che vedete. Aggiungo di solito il mio adorato CCI sul typical price e di più, se non all'occorrenza, sui grafici io non monto. Detto ciò, andiamo avanti. Gli strumenti li abbiamo visti. Info prezzo tempo, le linee verticali, le orizzontali, le trend line, i ritracciamenti di Fibo, l'aggiunta di testo e di etichette, i famosi rettangoli che io adoro, cioè poter disegnare e colorare. Vedete, ogni volta che disegno qualcosa sul grafico mi si apre la proprietà di quello che ho fatto. Non è automatico, dovete dirlo al computer. Andate quindi in strumenti, opzioni e nella zona oggetti gli direte, come ho fatto io, mostrami le proprietà dopo che l'hai creato. E se volete, per selezionarli velocemente dopo che avete da fare una variazione, seleziona gli oggetti con un clic del mouse. Questo vi permette di agganciare facilmente le trend line, i box e quant'altro. Un'altra cosa importante è la sensibilità dell'effetto calamita. Che cos'è? Il fatto che quando tirate una trend line, il computer automaticamente l'aggancia al minimo massimo a cui siate vicini. È importante perché aiuta a tracciare bene le trend line. Però io uso molto questa funzione. Ogni volta che traccio qualcosa, a volte voglio cambiare il colore, lo spessore o altro, mi piace che si apra la finestra e poi la confermo. D'altra parte un attimo. Vi lo faccio rivedere. Se adesso mi traccio ad esempio una trend line così, il computer mi apre la finestra. Se non ho niente da fare, gli dico ok ed è già scomparsa. Claro?
Altra cosa importante della piattaforma, che non è scritta da nessuna parte, colpevolmente, se voi selezionate un oggetto, che sia un rettangolo, che sia una linea, e dopo averlo selezionato premete il tasto Ctrl, CTRL, e poi andate con il mouse a prendere l'oggetto, potete creare un oggetto identico e trascinarlo dove volete. In questo caso sto creando ad esempio un oggetto, una linea parallela, ma se volevo ad esempio portarmi questo box verde, una volta che il computer l'ho evidenziato con i puntini che sto lavorando su di lui, tasto CTRL, ci vado col mouse sopra tenendolo premuto. Eccolo qua, ho creato un duplicato dell'oggetto che posso poi lasciare dove mi pare. Sono giocattolini, ma che permettono poi di facilmente evidenziare, sono giochini, scusatemi, che permettono facilmente di evidenziare delle cose che ci interessano. Massimo non la sapeva e vedi, quindi è valso la pena di stare un po' con me a sentire queste sciocchezze. Ovviamente potete, ad esempio, mi avete visto, me lo vedete fare spesso, no? Quando voglio evidenziarvi visivamente e lasciarlo lì, dei livelli, mi prendo il primo punto in basso, a quel punto non lo sto a ridisegnare ogni volta, lo seleziono, CTRL e lo porto qui, lo riseleziono, CTRL e lo porto qui e vi ho creato visivamente l'impatto immediato dei tre punti di contatto, no? Ok? Esatto, Carlo, esatto. Andiamo avanti. La personalizzazione l'abbiamo vista e a questo punto, perché è venerdì 17:41, Les Jeux sont fériés, rien va plus, abbiamo finito la terza puntata. Una cosa molto light, molto leggera, in un crescendo, come avevo promesso. Andremo nella prossima settimana finalmente ad abbracciare appunto il concetto di chart trading e di tecniche, analisi tecnica dei grafici. La prossima puntata sarà lunedì 28 gennaio, parleremo, e questo è anche importantissimo, molti di voi, compresi persone che utilizzano i miei expert e poi non li sanno installare, la prossima settimana andremo a vedere come fare in modo che una volta che si vuole installare un indicatore, un expert o uno script sulla piattaforma, questo funzioni, per poi non chiamare Pietro e dire come devo fare, non mi succede nulla. Ci sono dei settaggi specifici da fare, una volta fatti rimangono lì nella piattaforma e quindi poi avrete anche in questo caso l'assoluta certezza che tutto funzioni come di dovere. Puntata numero 4 del 28 gennaio, ossia lunedì, sempre alle ore 17. Vi ricordo che Marco vi distribuisce le slide e vi dà tutto il supporto possibile e immaginabile. Vi ricordo anche che Purple Trading ha inteso rendere fruibile gratuitamente le prime 10 puntate dell'Academy, ma le altre dalla 21esima alla 30esima, oggettivamente anche quelle più importanti con la distribuzione di indicatori expert e quant'altro sono riservate ai clienti reali. Dietro questo non venga letta la volontà di acquisire chissà quale patrimoni, perché lo dico, ma forse non lo dovrei sottolineare, il conto minimo che si può aprire con Purple è di 100 euro. Quindi aprire un conto reale non sarà per voi un particolare problema e grazie all'apertura di questo conto avrete poi la possibilità di ricevere expert indicatori che distribuirò nella seconda e terza partante, terza, seconda e terza fase dell'Accademia. Quindi non vi affrettate all'ultimo giorno per valutare se volete proseguire nell'intero percorso dell'Academy e cercate di non mettere in crisi poi Marco chiedendo in 2 ore di aprire 52 conti. Siete 180 persone per ora, andate leggermente incrementandosi ogni volta, quindi se avete deciso di seguire l'intero percorso, contattate Marco e aprite appunto il vostro conto. Vi ricordo che il versamento minimo è di 100 euro. Questo sono io, questo è quello che vorrei fare domani mattina, ma la vedo dura, anche se sono qui sul lago, probabilmente una sigarata me la farò. Vi auguro un grandioso weekend e spero di non avervi annoiato, però già il fatto che Massimo abbia scoperto qualcosa che non sapeva ha dato un valore aggiunto in più a questa terza puntata dell'Accademia. Ciao a tutti!